Buongiorno a Marco Lucarelli che Buongiorno. se vuoi andare fuori dallo studio sei sulla buona strada, ci sei, ci sei, ci sei, Okay. Adesso ci sei, va bene. Siamo. Buongiorno anche a te. Allora, che Buongiorno. succede? Succede che purtroppo c'è questa un po' maledizione del fine settimana, maledizione del weekend che tra l'altro sembra continuare. Quindi avremo comunque sia oggi, diciamo il tempo oggi ancora sarà un po' instabile. Come vediamo dalla nuvolaglia che c'è soprattutto verso l'interno, però tenderà comunque sia a migliorare durante la domenica e avremo altri due o tre giorni di bel tempo. Poi però ci sarà un altro guasto che sembra al momento essere abbastanza importante, perché ci sarà la discesa di una goccia fredda dall'Atlantico, che il problema sembra che stazionerà per più giorni attorno all'Italia centrale. Qui hai fatto un bel collage, allora abbiamo lo spaghetto sopra e la tabella delle precipitazioni. Se apri la prima, poi stucchiamo. La prossima. Esatto. Oh, che avanti, ok. Ecco, questo è il grafico appunto che ho elaborato questa mattina, e si capisce dalla prima parte che ci saranno due o tre giorni di tempo più stabile, e poi all'incirca tra mercoledì e giovedì ci sarà questo guasto appunto di questa goccia fredda in discesa dall'Atlantico, che al momento sembra portare maltempo, sicuramente di più di quello passato, diciamo, tra la giornata di venerdì e sabato, perché alla fine dalle nostre parti non certo è che abbia piovuto più di tanto. Questa settimana comunque ce la siamo goduta. Le precipitazioni, com'è? I precipiti di quella cosa lì. Sì, l'ho detto un po' all'Orietta Berti, c'era tipi tipi titi, ti ricordi? Come no? È un disco giurassico. No, è venuta giù tanta sabbia, questo volevo dire. Sì. Insomma, ci siamo trovati le macchinine fuori di sì, un po' scartavetrate. Pioveva proprio sabbia. Esatto, esatto. Insomma, sì, abbiamo visto anche dei tramonti particolarmente color salmone. Sì, era proprio proprio a quello. A quella là, vabbè. Adesso quindi facciamo commentare invece a Marco la mappa delle precipitazioni che vediamo in questo momento. Sì. Insomma, c'è stato un picco, adesso come tutte le fasi si sale e si scende. Sì, allora, questo praticamente è un meteogramma che nella parte superiore rappresenta l'andamento termico e del tempo per i prossimi due giorni. Quindi vediamo, parte da, diciamo, da adesso, da domenica, e si vede la giornata di lunedì, sempre bello. Inizio anche quella di martedì, bello, e poi diciamo da mercoledì al fine settimana per adesso è una situazione abbastanza variabile. Poi dopo, come dico sempre, ci aggiorniamo a metà settimana. Certo, perché le previsioni, per non farle tarocche o farlocche, bisogna farle insomma molto corte. Grazie a Marco Lucarelli. Consigli per gli ascoltatori, visto che oggi il mare non si va. Tu hai postato questa settimana delle foto dalla montagna, tra l'altro. Sempre dalla montagna. Non ho capito però se erano foto di archivio o se ci sei andato. No, sono foto che prendo un po' sulle pagine di Facebook, nel web. Uh-huh. Che però, ecco, rappresentano soprattutto la Val Gardena, che è uno dei posti, secondo me, più belli al mondo. Vedi, siamo alle solite posti, come la televisione, c'è questo dire che viene da qualcosa su Facebook senza che sia lì, invece non è vero. No, insomma. No, magari. Era lo stato d'animo, desiderio, sì, proprio, esatto, della montagna, della nostalgia. Fuga. Grazie di essere stato con noi, ci vediamo grazie domenica prossima. Ci sarà il nostro pranzo del 31? Vi faccio sapere, penso di sì, non lo ma so. Ci farà sapere. Ma vabbè, la chiamerò più presto. Devo controllare in agenda, ma può interessare. Va bene, sei un grezzo. Grazie, buona domenica. Ciao, Marco, ciao. Su una canale, non l'ho visto. Su internet. Oggi non ho visto niente, manco di VRS, non si vede niente. Quelli del primo piano.